Vecchi cuori bianconeri, buongiorno. Non sarete gli unici vecchi cuori bianconeri di oggi, io ve lo dico, ci sarà un insospettabile. Andremo a parlare di un interessamento di giocatori della Juve veramente folle, veramente pazzesco. Ma non voglio anticiparvi niente, andiamo per ordine, andiamo con calma. Intanto oggi è martedì, proveremo a farla diretta nella giornata di oggi, se non ci riusciremo la faremo domani, ma provo a fare tutto per portarvela già oggi, quindi rimanete sintonizzati sul canale, andatevi a vedere la schedule. Oggi è il 9 luglio e 9 luglio chiama due eventi in particolare. Il primo è un evento un po' malinconico, pensando a quello che è successo un po' di tempo fa, e cioè il compleanno di Gianluca Vialli. Tanti auguri a Gianluca Vialli, oggi avrebbe compiuto 60 anni, avrebbe spento 60 candeline, quindi tanti tanti cari auguri, un dolce ricordo per Gianluca Vialli. In seconda battuta, e questo mi fa sentire terribilmente vecchio, oggi il Mondiale del 2006 compie 18 anni. Ora, io non ne avevo ancora 14, stavo per compiere 14 anni. 18 anni nel mondiale significa che farò 32 anni a brevissimo. Questa cosa è molto molto brutta, ma è anche molto molto vera. Non c'erano tutte queste rughe sulla mia fronte. Però bisogna andare avanti e pensare alla gioventù, dato che comunque Juventus chiama la parola giovani, e anche oggi abbiamo visto alcuni volti nuovi al J Medical. Abbiamo avuto Astic, che ha fatto le visite mediche insieme a Douglas Luiz, è uno dei due acquisti extracomunitari della Juventus, quindi non sarà più possibile tesserare extracomunitari in questa sessione estiva di calciomercato. Thiago Motta e Giuntoli, che ieri si sono stretti la mano, si sono dati il 5, si sono incontrati, abbracciati, sorrisi, tutti belli gasati, dovranno fare altri piani in attesa appunto di Douglas Luiz, che deve ancora mettere piede alla Continassa per la prima volta. Astic sarà un giocatore della next gen, ma farà la preparazione con la prima squadra, e quindi occhio alle sorprese, perché se poi sarà in grado di conquistare, stupire, colpire Thiago Motta, potrebbe essere un aggregato in pianta stabile per la Juventus. E poi oggi è arrivato soprattutto un giocatore che proprio nel 2006, in quegli anni lì, aveva già vestito la maglia della Juventus. Sto parlando di Thuram. Lilian, beh sì, anche lui, c'era anche lui, ma sto parlando del figlio Kefren Thuram. Perché dico questo? Perché ci sono le foto dei festeggiamenti, degli scudetti vinti da Thuram con la maglia da Juventus, in cui ci sono entrambi i figli, Marcus e Kefren, che indossano la maglia della Juve. Ora Marcus ha scelto un'altra strada e lo scudetto l'ha festeggiato in un altro modo. Speriamo che l'anno prossimo un altro Thuram possa festeggiare con un'altra maglia addosso, e quindi era destino, è successa questa cosa qui. È molto bello anche vedere che certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano, e quindi Kefren Thuram è ufficiosamente, in attesa del comunicato ufficiale che arriverà entro sera, un giocatore della Juventus. La premiata ditta Giuntoli, Pompilio, Thiago Motta eccetera eccetera sta veramente cucinando un mercato di alto livello come non lo vediamo da tanto tempo. Quindi molto bene così, un altro centrocampista, un altro colpo ufficiale per iniziare, perché poi domani si inizia a sudare. Ieri mi avete fatto pesare tantissimo che ho detto 10 di luglio invece che 8, ragazzi, scappano dalla bocca certe cose, era abbastanza chiaro il concetto, però va bene, mi assumo le mie responsabilità, ma da domani iniziano a sudare sul serio, quindi è bello sapere che inizieranno ad esserci anche tanti nuovi giocatori agli ordini dell'allenatore, che dovrà cercare per forza di cose di mettere tutti all'interno del contesto e muoversi, perché poi il 20, quindi tra una decina di giorni scarsa, anzi abbondante, 11 giorni, così non potete dirmi niente, si parte per la Germania per iniziare questa parte di preparazione nel quartiere generale dell'Adidas. E attenzione, perché anche questa può diventare una sorta di riflessione importante da fare. Ieri abbiamo detto, ce lo siamo detti proprio nel video di ieri, ma secondo voi determinati giocatori che sono sul mercato, come Chiesa, Szczęsny eccetera eccetera, ma ci saliranno su quell'aereo? Non nomino gli altri perché poi ci arriviamo. E allora ieri sera Gianluca Di Marzio ha twittato e ha spiegato che Chiesa sta prendendo tempo perché vuole andare in ritiro con la Juventus, provare a convincere Thiago Motta e cercare di capire le possibilità di permanenza alla Juve. Questa vuole giocarsi le sue carte in questo modo qui. Io non so se la Juve sarà d'accordo con questa cosa. È anche vero che se non fai salire Chiesa sull'aereo per la Germania, già il prezzo è abbastanza basso in questo momento, significherebbe metterlo fuori rosa in maniera palese,
e quindi sarebbe anche molto molto più complicato, secondo me, poi cercare di cedere le tue condizioni. Non dico che ci si avvicinerebbe al parametro zero, ma quasi. Quindi attenzione che questa è una tematica importante per la Juve. Non sembra, sembra una banalità, ma vai in aereo, sale sull'aereo, ma salire sull'aereo oppure no significa mettere in maniera ufficiale il giocatore in bella mostra della serie, è per noi un problema. Quindi sono molto curioso di vedere come si evolverà questa situazione, molto, perché la Juventus ha fretta di sistemare la questione Federico Chiesa, proprio per questo, e secondo me vorrà farlo nei prossimi 6-7 giorni, una roba del genere. Non mi aspetto di arrivare oltre al 17 di luglio con la questione Chiesa aperta. Quindi o Chiesa è un giocatore che va in ritiro e prova a convincere Thiago Motta, o Chiesa è un giocatore che sta a casa e diventa palesemente sul mercato. Cioè le strade sono queste due qui, non puoi fare una via di mezzo. O lo porti via facendo finta di niente, ma sarebbe soltanto mettere un po' di polvere sotto il tappeto. E non mi sembra il modus operandi di Giuntoli. Cioè Giuntoli mi sembra uno molto diretto, chiaro, te le dice le cose in faccia. Poi sta a te prendere la tua decisione. Sei dentro o sei fuori? Non c'è il poi vediamo. Sei dentro o sei fuori? Stop. E attenzione però, perché ci sono dei giocatori che sono già palesemente fuori. Vabbè, Ken ieri Fiorentina, sappiamo tutto, visite mediche, foto con la maglia eccetera eccetera, quindi quella è una roba che possiamo mettere da parte. Ma stamattina Alfredo Pedulla ha scritto un tweet molto interessante, e cioè che Mourinho sta cercando di fare un mercato di un certo standard qualitativo per il campionato turco e vorrebbe dei giocatori che però costano tanto. Tra questi calciatori ci sono tre nomi che per la Juve sono abbastanza succulenti, non giocatori che vorrebbe anche la Juve, quindi diventa un duello, no, sono giocatori della Juve che non rientrano nei piani e che potrebbero essere ceduti. E Mourinho nella fattispecie sarebbe interessato ad Arthur Ale, giocatore che non ne posso più, cioè ogni anno siamo qui a dirci dove va Arthur, dove lo spostiamo, vi prego basta. Kostic, che ha avuto quel problemino al ginocchio durante l'europeo, vedremo se poi sarà a posto, ma in questo momento è in ferie. E McKennie, che questo invece è davvero un problema per la Juventus, dato che il giocatore ha rifiutato l'Aston Villa per via di buone uscite, buone entrate, buono premi, buono stipendio, buono di qua, buono di là. Quindi McKennie è un giocatore oggettivamente problematico per la Juventus in questo momento, e Mourinho potrebbe farsi un bel pacchettino e prendersi tutti e tre. Costano tanto. Allora, vecchio cuore bianco-nero Mourinho, inaspettatissimo il vecchio cuore bianco-nero Mourinho, però credo che per la Juve non costino tanto i cartellini. Cioè Giuntoli c'ha questa strategia che difficilmente te li regala, piuttosto vuole uno sputacchio, gli interesserebbe avere un piccolo riconoscimento sul cartellino del calciatore. Quindi da quel punto di vista io non credo che ci sia un particolare problema nel cedere questi giocatori, a patto di non andare a far minusvalenza. Se intendi per i contratti, quindi gli stipendi che devi andare a riconoscere questi giocatori, io qui alzo le mani, può essere, sì, probabilmente è così. Però immagino che anche lo stesso Mourinho, con il palmarès che ha Mourinho e con lo stipendio che ha Mourinho, non sia andato lì a fare una vacanza di piacere. Quindi immagino che comunque le disponibilità economiche siano elevate. Ecco, guarda, ti dico, se vogliamo fare un bel pacchetto, secondo me riusciamo a trovare anche un incastro interessante, intelligente, facciamo un forfettario per inscatolare tutti e tre, e c'è un piccolo sconto disponibile su questi tre calciatori. Quindi pensateci bene. Se sono i giocatori che volete, secondo me sì, perché mamma mia che crema di crema l'Edgar che viene fuori, potete farlo tranquillamente. Ieri sera Alfredo Pedulla ha parlato anche di un altro interessamento di un calciatore della Juve, che è Daniele Rugani. Ormai abbiamo capito che Rugani è un altro di quelli da tenere d'occhio, da monitorare. Se prima si parlava di sirene arabe, ingaggi altissimi, faraonici eccetera eccetera, dall'altra si era parlato di un interessamento dell'Ajax. L'altro giorno mi dicevo, sono proprio gli antipodi per concezione calcistica, una tradizione, uno invece calcio moderno e puramente soldi, però questo era. Ma Alfredo Pedulla aggiunge una pretendente, e cioè Daniele Rugani piacerebbe a una squadra italiana che potrebbe cercare di tesserarlo. Stiamo parlando dell'Atalanta di Giampiero Gasperini. Ecco, questo è un nome veramente a sorpresa, però come fanno bene. Cioè Rugani è un calciatore che io difficilmente mi priverei di Rugani a poco. Cioè anche questo rinnovo
al ribasso. L'altro giorno dicevo che non capisco poi il discorso di rinnovare per poi cedere, qualcuno mi diceva ma come non capisci? Ma ragazzi, ma per come siamo messi noi in difesa in questo momento, che è un cantiere non aperto ma di più, terzini non ce li abbiamo, Gatti e Danilo, boh, terzino, centrale, Bremer a 4, Cambiaso che comunque è un esterno, è l'unico terzino che abbiamo, ma è un esterno che non è proprio il terzino che abbiamo visto a Thiago Motta a Bologna, anche se ha già lavorato con Thiago Motta e magari il ruolo di Calafiori quindi davanti alla difesa lo potrebbe fare lui. Però abbiamo veramente una costruzione della rosa particolare, e devo dirvi la verità, se vado a vedere un po' quelli che sono i giocatori, Thiago Jalot che torna da un crociato eccetera eccetera, a 4 uno dei pochi davvero che mi dà impressione di poterci giocare è Rugani, con Huijsen in uscita, con forse Kivior, però Rugani è un giocatore che adesso non ha nemmeno più quel problema che ha avuto per tanti anni dell'ingaggio pesante, e tanti anni che ha la Juve, difficilmente è uno che protesta anche quando quest'estate, anzi sì, qualche mese fa, forse era inverno, primavera, gli avevano chiesto ma perché giochi così poco, aveva lasciato detto tra le righe, tra i denti, non lo so, anch'io penso di dover giocare meglio, di più, però non è che si sia lamentato, è uno che è sempre stato usato col contatto. Cioè, poi un conto è se lui dice guarda io voglio andare a giocare, voglio essere titolare, allora io lì alzo le mani, non ce ne si può fare niente, però in questo contesto, con tante operazioni da fare, con tanti giocatori che sono delle incognite, uno come Daniele Rugani, che non deve essere considerato assolutamente come un titolare, boh, non lo so, farei fatica a cederlo. E quindi capisco dall'altra parte che Gasperini possa essere lì a leccarsi i baffi, a dire uno così me lo vado a prendere dato che vogliono poco. Secondo me è un ragionamento intelligente e spero che la Juve possa ragionare da quel punto di vista lì. Poi io nella Juve non ci sono incedibili, cioè l'abbiamo visto, qualsiasi giocatore di fronte a un'offerta può partire, però è ovvio che noi stiamo facendo tanti conti sui titolari ma difficilmente stiamo parlando delle riserve. Barrene c'è, è andato via che lo potevamo vedere come riserva, Ealing è andato via che lo potevamo vedere come riserva, Nicolussi andrà via che lo potremmo vedere come riserva, Rugani potrebbe andare via lo potremmo vedere come riserva, si parla di Kostic che l'anno scorso era titolare ma quest'anno andrà via, si parla anche di Milik in uscita, Kelvic e Vlahovic è riserva, Ken che era una riserva è andato via, cioè lo stesso McKennie che magari all'interno di queste rotazioni, di questi nuovi arrivi poteva essere una riserva, è giusto darlo via perché poi va in scadenza, Chiesa che può uscire, sono tanti, Weah stesso, lo teniamo a questo punto, non ne ho idea, cerchiamo di capirlo. Quindi sulle riserve siamo sempre un po' problematici secondo me, e uno come Rugani lo terrei volentieri, però vediamo come si evolve questa situazione, cerchiamo di monitorare tutte queste piste, soprattutto quel bel pacchetto da fare un bel fiocco e spedire dal vecchio cuore Mourinho. Guarda questo video e ragiona insieme a noi, Mourinho prenditeli tutti e tre. Ciao a tutti ragazzi.